5 palla da mezzo per il numero 17 Francesco Russo, con il numero 9 di capitano Gigi Scotto, con il numero 70 Riotto Sapriti, con il numero 11 di Mattia Pitani. In selezione di vista era Sasso Reto, con la maglia numero 12 per il Campanico, per il Campo di Sio Giorgio, ma il numero 3 anche la buona volontà, con il numero 78 Giugno di Campania, con il numero 27 Filippo Romano, con il 94 Marco di Fino, con il numero 28 Massimo Tosi, con il numero 72 Filippo Romano, con il numero 15. Turno infrasettimanale, turno prepasquale, turno che a 3 giornate dalla fine può avvicinare la Torres alla salvezza o può consolidare un playoff più agevole alla Carrarese. Buon pomeriggio da Marcello Scano, benvenuti su Eleven Sports. Questa è la giornata numero 36 del girone B di Serie C ed è il Vanni Sanna di Sassari, il teatro di Torres Carrarese. Una Carrarese che si presenta a Sassari forte di 11 risultati utili consecutivi. Nelle ultime 4 trasferte solo pareggi, ma non sono state comunque trasferte semplici, ad esempio contro Reggiana, Ancona, ma anche proprio in Sardegna, contro l'Olbia il 18 marzo scorso, dove gli uomini di Dal Canto hanno portato via punto in una partita tutto sommato dal risultato finale giusto. Tanta qualità per la squadra toscana che staziona a 58 punti in classifica, al quinto posto a pari punti col Gubbio quarto. Una posizione che i giallazzurri vogliono mantenere salda e consolidare, anche se si trovano di fronte i padroni di casa rossoblù, che hanno già fatto 4 punti in 2 partite dopo il ritorno in panchina di Greco. Hanno il vento in poppa, hanno la motivazione enorme di preservare la categoria dopo un campionato per lo più solido, che però si era messo strano nelle ultime settimane, quei fantasmi della bassa classifica che bussavano alla porta, un ambiente che iniziava a rumoreggiare ed impaurirsi. All'andata vinse la Torres a Carrara con il rigore di Scappini, oggi assente per infortunio, quindi occhio anche alla voglia di rivalsa degli ospiti oggi, che magari vorranno giocare un brutto scherzo ai sassaresi, ma occhio a 2 dati importanti. Se è vero che la Carrarese nelle ultime 11 giornate ha mantenuto la porta infilata 6 volte, è anche da sottolineare come la Torres nell'ultimo turno ha fatto 3 gol, cosa è capitata solo una volta in questa stagione, a gennaio peraltro. Numeri e statistiche che possono raccontare parzialmente, ma parlerà il campo, quindi andiamo a vedere come si schierano oggi le due squadre in campo con Alfonso Greco, che per la Torres propone Garau in porta, la linea 4 di difesa con Fabriani a destra, Pinna a sinistra, Antonelli ed Ametto centrali, sull'esterno di sinistra gira Oliviero, a destra invece Saporiti in questo nuovo ruolo portato da Greco. Centrali di centrocampo, Masala e Urso, davanti Scotto e Diachité, fondamentalmente la formazione che ha giocato l'ultima partita del campionato, la trasferta vincente che dicevamo prima. Per la Carrarese invece Alessandro Dal Canto risponde con i seguenti 11, ossia in porta Brezza, difesa 3 con Imperino e Pelagatti, tutta fascia a destra Grassini, a tutta fascia a sinistra Cicconi, a centrocampo della Latta Bosanai, Schiavi, davanti Energe Capello. La direzione della gara è affidata all'arbitro Abdoulaye Diop, la sezione di Treviglio. Il primo assistente sarà Daniele Sbardella di Belluno, secondo assistente Montanelli, quarto uomo Giorgio Dagnillo. Quasi tutto pronto per l'inizio della gara. Le ultime verifiche, la Torres batterà il calcio d'inizio, attaccherà da sinistra verso destra dai vostri teleschermi. Destra verso sinistra. Gli esterni in questo calcio d'inizio. Carrarese, ricordiamo, aritmeticamente qualificata ai playoff indipendentemente dalla posizione in griglia di partenza, ma chiaramente più si arriva in alto in classifica. Tanto legittimo un campionato che, come dicevo, la Carrarese ha condotto molto bene secondariamente. Serve anche una posizione privilegiata in vista dei playoff. Uno sguardo al cronometro.
da parte del direttore di gara. Che attende le 14:30 precise. Si parte. Buon divertimento. Subito un tentativo da lunghissima distanza da parte della Torres, ovviamente abbastanza pretenzioso. E qua Scotto scippa un ottimo pallone. Scotto prova il destro subito, altissimo però. Si riparte da Brezza. Oggi assente al centro della difesa D'Ambrosio, gioca Marino, numero 15 che fungerà da perno dei tre di difesa per quanto riguarda la squadra dal canto. Cercato della latta ma da quelle parti c'è Liviero, faro laterale proprio per la Carrarese che prende metri. Tutto subito, cercato Capello, ancora che la Toscana prende campo. Il recupero però della Torres, che con Diakité può andare centralmente. Allarga saggiamente, va da Fabriani. Cambia ulteriormente gioco. Scotto la prende lui di testa. Liviero è lontano però. In anticipo Grassini. Tenta di tenere il pallone sulla bandierina. È andata a contenderglielo Liviero. La zona molto bassa. Si avvicina della latta. Movimento anche di Capello, profondo, cercato lui. Pinna, aiutato a riprendere il pallone, poi tutto di prima lì. Urso, scarica, Pinna, verticale per Scotto, che protegge. Non benissimo però, allora recupero. Da parte degli uomini dal canto. Capello, allarga molto bene, Cicconi. Può puntare Fabriani, sceglie invece l'appoggio vicino. Ma ha perso palla la Carrarese. Diakité allarga. Pinna. Torna indietro. Con pazienza, tenta la manovra. Più articolata la Torres. Si è tornati da Pinna però. D'Ametto, Masala, allarga in direzione di Fabriani, sulla sua verticale Saporiti era posizionato diversamente però, palla all'indietro verso Brezza, una palla scomodissima che Brezza deve mettere in fallo laterale, qui la Torres può avanzare. Fabriani, Masala, Fabriani. Spazza la Carrarese però. Energe, non arriva su questo pallone, allora Pinna, vicino c'è Urso. Masala ha anticipato, fallo su Urso però. È stato un bene perché altrimenti la Carrarese sarebbe ripartita in maniera incendiaria. Calcio di punizione per la Torres, sul pallone Liviero o Urso. Sempre loro, gli addetti piazzati per la Torres, il mancino di Liviero o il destro di Urso. Finta di Liviero, va Urso col destro. Secondo palo, Antonelli sponda lui e poi pallone preda di Brezza. Quinto minuto, sale della latta, avanza, poi cerca la profondità, ma non è scattato Bosanai. Scotto in posizione di fuorigioco, ne scaturisce un calcio di punizione per la Carrarese. Schiavi in cabina di regia, Marino.
voleva subito Imperiale che si sbraccia adesso. Grassini, Energe, scarica della Latta. Resiste l'attacco di Scotto della Latta, molto bene, in direzione di Grassini che può andare sul fondo, cross murato, palla che rimane lì, angolo, palla era uscita. Si lamenta la Torres, ma c'è il primo angolo della partita ed è per la Carrarese. Va tutto corto subito. Si va a largo da Cappello che mette dentro, ma proprio Cappello era in posizione di fuorigioco. Ha provato la Carrarese ad aggirare la difesa della Torres, senza successo però. Un po' macchinosa forse qua l'esecuzione. L'idea poteva anche starci da parte della squadra toscana. La metto. Della Latta all'indietro. Marino. Schiavi, Marino. La vuole Imperiale che si sbraccia nuovamente. È servito adesso. Cicconi. Centralmente, si è liberato Schiavi, fa il tempo di fare la giocata e la fa profonda, verso Energe, area di rigore, contenuto da Dametto, scarico Boscianai, tenta di andare via, Saporiti da una mano a Fabriani, fallo laterale in zona d'attacco per la Carrarese. Si avvicina Cappello, servito, tacco, Energe, fuori gioco. Garau fa salire i suoi. Cercato di Akite. Stacca Imperiale. Non c'è fallo secondo l'arbitro. Imperiale addirittura si proietta in avanti. Scivola Energe. Imperiale cerca Cappello. Scivolata fondamentale di Dametto. Sul pallone vagante arriva però Boscianai. La Pelagatti. A Grassini della Latta, salta un passaggio qua da Imperiale. Cicconi torna ancora da Imperiale. Di Akite in pressione, lo evita Imperiale. Schiavi alla filtrante, Dametto interviene bene, ma poi la rimanda lì. Deve uscire Garau, palla pericolosa. Garau va subito al rinvio a cercare la velocità di Akite. Lungo però questo rinvio, si scusa Garau. Ragatti, Schiavi tra le linee, poi allarga, va da Grassini che può prendere campo. Di Viero lo carica un po', arriva Pinna, fallo laterale da quella parte. Grassini prova a sfondare. Si batte subito, Pinna bene in anticipo sul Cappello, forse subisce fallo, è così. Questo modulo è un po' mutevole da parte di Greco, che sì, l'impostazione è un 4-4-2, ma Pinna non è un vero terzino sinistro. Lo sviluppo della manovra prevede Fabriani che sale a destra, Liviero molto largo a sinistra, diciamo che può sembrare quasi in certi momenti un 3-4-1-2. Quando è tornato Greco ha proposto questi uomini. Laterale Carrarese. Energe. Si è spinto, ma Liviero ributta il pallone nella metà campo della Carrarese.
questi primi 10 minuti, certamente non calcio champagne, ma squadre che si studiano. Della Latta di prima molto bene per Capello, che attacca la profondità, la rimette dentro, alla deviata, poi Antonelli spazza, saltato di Akite, Schiavi si rialza subito, prima chiedeva il fallo, Urso comanda la transizione, Saporiti largo a destra, la rimette dentro, di testa Urso a lato, la toccata però un difensore della Carrarese, angolo. Proprio Urso dalla bandierina. Salgono con calma le torri della squadra sassarese. Palla tagliata. Mette fuori Capello a dare una mano alla difesa. Fabriani torna indietro. Garau. Rilancio di mezzo esterno a cercare Urso, che di testa trova Saporiti, il pallone era rimasto in campo, forse fuori gioco da parte di Urso. No, era laterale. Era semplicemente uscita Urso in posizione regolare con le mani, quindi Cicconi imperiale Scotto si lamenta con Saporiti, lo voleva più alto qua, ma non fa ricevere imperiale Cicconi Pelagatti, momento di Schiavi in cabina di regia, spesso però guardato dagli attaccanti qua, guardato un po' a distanza, è stato libero di fare la giocata, adesso profondità da Metto sulla seconda palla della Latta, che allarga molto bene, Cicconi al limite, Schiavi non riesce a calciare come avrebbe voluto, poi della Latta allarga malissimo, aspettava probabilmente l'ingresso di Grassini. Dal basso della Torres che poi lancia però con Garau di testa Cicconi, laterale per il rosso blu Masala, Petto, Fabriani non si capiscono molto i due in questo frangente, poi c'è fallo da parte di Bossanai, si lamenta tanto, palla immediatamente in profondità, però calcio di punizione battuto subito, Scotto protegge, vuole Saporiti, che può mettere dentro, fa una finta, arriva benissimo Schiavi, e poi si prende la scivolata di Masala, che va a prendersi il giallo, tutta la panchina in piedi da parte della Carrarese, evidentemente in scivolata di Masala, è stato veemente. La gara di Hop, dire qualcosa a Bossanai, la testa è troppo feroci da parte del numero 11 imperiale Cicco, movimento di energie, Capello è rimasto indietro perché è anche caduto dopo un contrasto, poi recupera la Torres ma perde immediatamente palla, poi testa di Marino, favorisce Schiavi che va da Pelagatti, a campo Pelagatti, è venuto a prendersi il pallone Capello, quello riscarica proprio a Pelagatti, della Latta, tra le linee, largo Cicconi, servito coi giri giusti,
lo stop è così e così. Fallo laterale, forse punizione in questo caso. Si lamenta in questo caso Scotto, ma un po' tutti, perché non hanno capito la decisione dell'arbitro. Questo evidentemente meno dalla gestualità, una gamba alta. Su Cicconi, e adesso il piazzato di Schiavi a mettere dentro questo pallone, a mettere paura alla Torres. Schiavi direttamente in porta, in calma Garau, che pensa al rilancio immediato, cosa che gli piace spesso fare. Stava partendo anche Masala sulla destra, preferisce ragionare però il numero uno dei rossoblù. Morbido Fabriani, trova Diakité. Schiavi, bravo a scippare il pallone, ma qua il calcio lo prende Diakité. Del giallo su Schiavi la Torres. Direttore di gara accerchiato. 16:20 sul cronometro, 0-0 a Vanni Sanna. Di Liviero non è riuscito a battere subito però Urso, perché esperienza di Capello che si è messo lì. Antonelli, di nuovo Urso. Diakité allarga di prima. Saporiti, affollano l'area rosso-blu. Il cross di Saporiti però non viene raccolto da nessuno. Fabriani, posizione regolare. Saporiti, area di rigore. Cross murato, angolo, il secondo per la Torres. Batte Liviero questa volta. Dalla stessa bandierina. Però arriva Urso alla fine. Che poi si allontana, va Liviero, colpo di testa! Diakité, il capocannoniere della Torres, porta su i rossoblù quando siamo al 18°. Adama Diakité, fa Torres 1, Carrarese 0. Ottimo angolo da parte di Liviero. E poi Diakité di testa, ha saltato anche Pinna. Ma la mette Diakité. Col numero 9 per il numero 11. Vicino la doppia cifra. Ottimo campionato, soprattutto nella seconda parte per Diakité. All'inizio quasi un po' criticato. Tanto lavoro sporco, ma alla fine, inizio del 2023, folgorante, tantissimi gol. E adesso un gol che sblocca la partita, un gol importante. Vedremo se ci sarà reazione da parte della Carrarese. Una partita che le due squadre non avevano certamente aggredito. Aspettava a sbloccare proprio da situazioni del genere. Adesso ci vorrà anche un po' di orgoglio, oltre che per situazioni, come dicevo anche nell'introduzione, di classifica, nel senso che la Carrarese fa comodo arrivare su qua. Una pallaccia persa da Urso, recuperata da Bosanai. Arriva poi Antonelli a mettere una pezza. Marino di testa sulla palla vagante. Saporiti
che controlla molto bene. Va a puntare per la Gatti, le finte di Saporiti. Attende Fabriani, Saporiti può scaricare, lo fa. Masala, Urso, ragiona la Torres, Saporiti di nuovo movimento, fallo su di lui, forse no, si gioca della latta. Partire Grassini a destra. Attacca la Carrarese adesso. I ritmi nettamente più alti dopo il gol. Grassini, cross dentro, Garaus, Manaccia, palla lì. E poi sinistro incredibilmente murato col corpo da Antonelli, che praticamente salva sulla linea. Stato Capello. È andata la conclusione, ma Antonelli. Cosa ha fatto? Garau a lungo. E la Gatti su Diakité. Palla schizza. Partita che si accende. Qua Urso, che poco prima aveva rischiato tanto, all'indietro da Garau, che rilancia. Diakité contro per la Gatti. Ancora per la Gatti coi tempi giusti. Non c'è fallo secondo l'arbitro. Il laterale comunque per la Torres. Fabriani con le mani. E adesso Urso. Cale Urso, controllo di Diakité col tacco, recupera però la Carrarese, Bosanai centralmente, gli dà fastidio Saporiti, ma Bosanai mette un super pallone, Energe se lo mangia, Energe, conclusione a lato. La Carrarese risponde forte con due occasioni in due minuti. Pinna, Urso, prima col sinistro, butta il pallone, la Torres, bella Gatti. Schiavi, Pinna di testa, Diakité, la che rimane lì, scotto a lottare, Masala, Urso. Liviero, sovrapposizione di Pinna, Liviero scarica ancora verso Urso, che poi riesce a trovare Pinna, che con la scivolata però non arriva su questo pallone. Metà della prima frazione di gioco è andata via. 1-0 per la Torres sulla Carrarese, che adesso imposta e va da sinistra con Cicconi, che vuole il pallone in verticale. Antonelli bene su Energe, che poco fa ha sbagliato un gol abbastanza clamoroso, una grande imbeccata di Bosanai. Energe, della latta, Liviero su di lui, della latta, subisce fallo. Grassini, due con Energe, e non si chiude però, perché arriva da Metto, poi vince un rimpallo in uscita, anche un po' fortunato, Liviero, trovate Diakité, Schiavi recupera il pallone, senza fallo secondo l'arbitro, adesso Grassini, Schiavi, che ha seguito l'azione d'attacco, palla super verso Capello, fuori gioco. La qualità della Carrarese a mettere questi palloni filtranti, a volte alle spalle della difesa, a volte tra le maglie della linea difensiva. Stanno mettendo qualche brivido rosso-blu. Garau a cercare Liviero, palla lunga, non
ci arriva Olivier. Antonelli sbaglia in uscita, schiavi con Bossanai, bravo Urso togliere il pallone a Bossanai. Garau lungo, salta Marino sulla seconda palla, però arriva Liviero, cede a Pinna. Lo combatte, schiavi lungo, male però. Rivio di gara, sporcato da schiavi. Salta da Metto. Batti e ribatti, Masa la prova a mettere ordine, non si intendono Urso e Saporiti, riconquista la Carrarese, corre centralmente Bossanai, che può andare anche col destro, finta, destro ora, Garau, la tiene lì. Urso. Garau. Cerca di Pinna, non si fida di mettere giù, va di testa, ritrova il possesso allora la squadra di dal canto, che prova a premere, della Latta, non c'è fallo su di lui, Urso, orchestrare la manovra da Torres, con Scotto che è venuto a cucire il gioco, Fabriani, binario di destra, prova a sfondare lui, Fabriani, palla arretrata, Scotto sinistro! Fuori d'un nulla. Voleva un tocco Scotto. Non c'è stato secondo l'arbitro, non c'è stato secondo i guardaline. Cambia gioco Pelagatti. Ciccone di testa, Antonelli spazza lui, palla impazzita, Scotto, è arrivato Imperiale però, che attiva, emerge, cross sporcato da D'Ametto, anzi da Antonelli, scusate, angolo per la Carrarese. Al mancino uscire di Cicconi, salito anche Imperiale, colpo di testa di D'Ametto, altro angolo, anzi no, perché la palla probabilmente era precedentemente uscita dalla traiettoria a rientrare. Meglio a rientrare dentro il campo, ovviamente. Perché doveva essere una palla un po' uscita. Si riparte la gara. Colpo di testa di Marino. Arriva Urso. Cerca Scotto. Ciccone da una mano. Masa le impedisce l'uscita alla Carrarese. Saporiti tiene comunque il pallone in campo e guadagna la rimessa laterale. Movimento di Liviero alle spalle di Tuna. Cercato e trovato. Cross immediato, angolo. Questa volta sì.
stavolta per la Torres, che proprio da lì ha trovato il gol. Una traiettoria diversa per ora, il mancino a giro di Liviero. Qua c'è il destro di Urso, che chiama un altro schema. Palla più sul secondo, proprio in testa di Antonelli, che frana però, ne abbatte tre praticamente. Calcio di punizione per la Carrarese. 30 sul cronometro. Problemi però per la storia della Carrarese, approfittano le due squadre anche per dissetarsi, anche perché ora il sole picchia, se ci sarà bisogno di un cambio. Tra l'altro la Carrarese, la formazione del girone B che fa meno cambi, 134 su 175 a disposizione dopo 35 giornate. Si rialza Cicconi, saltato forte Antonelli, 25enne nato a Como, bisogno di ulteriori cure mediche, forse staff ha fatto cenno alla panchina a scaldare qualcuno, adesso vedremo. Tanto la Carrarese non è in meno, ma attacca e prende campo. Capello, si gira bene. Ci danno un 5 Oliviero e Pinna, che erano andati ad arginare il capocannoniere della Carrarese. Alessandro Capello, 3 gol nelle ultime 2. Cicconi ha preso una botta nella zona lombare, si tocca lì. C'è ancora la possibilità per lui di rientrare, forse non se la sente. In ogni caso, Energe a contendere questo pallone ad Ametto Antonelli, guadagna anche qualcosa Energe, rientra Cicconi, ristabilita la parità. Energe, Grassini, Della Latta, scippola ancora una volta il pallone, Della Latta si scusa, ma parte il contropiede guidato da Urso. Scotto di Achite e la Torres ragiona. Fa correre così la Carrarese. Rilancia Garau. Con calma Pelagatti. Arriva Liviero. Urso Masala. Corto di Achite. Con calma. Ecco Urso. Fabriani. La sua verticale c'è Saporiti sulla posizione di Fabriani. Saporiti trova molto bene Liviero, che non riesce a controllare col destro. Fabriani dentro, di Achite, all'altezza del dischetto, limite dell'area T, che non riesce a controllare bene. Palla verso Liviero, posizione regolare, Liviero non la tiene. Laterale per la Carrarese. Torres come un sorniona, dà anche l'impressione, dopo aver comunque
si lamenta, regala questo laterale, Grassini batte subito, della Latta non restituisce, alla fine Scotto fa lo laterale, 5-10 minuti della Latta, ha sbagliato qualche scelta. Pelagatti verso della Latta e poi non è praticamente il balza addosso, può ripartire la Torres, Scotto verso Urso, scivolata coi tempi giusti da parte di Marino, il laterale però è per la Torres. Lotta a centrocampo, lotta proprio della Latta, alla fine alla meglio Urso, che con grande tecnica e visione. E trova aperto Fabriani, tenta di trovare Saporiti, ottima azione difensiva da parte di Cicconi. Fallo su di lui, calcio di punizione. Saporiti che da quando è arrivato a gennaio giocava prevalentemente o trequartista, a volte che un po' punta inventata. Greco l'ha messo largo a destra, il risultato è una scelta felice ed efficace in queste partite. Qua Scotto guadagna un ottimo calcio di punizione, ma soprattutto chiede un giallo, però non arriva. 8 minuti e 30 secondi alla fine del primo tempo, la Torres è in vantaggio al Vanni Sanna contro la Carrarese, adesso il rossoblù batte un calcio di punizione, batte Urso, forse corto, infatti facendo Antonini non salire, Liviero questo pallone lo mette lui, lo mette malissimo. Costruzione da parte della Carrarese. Da Marino Cicconi. Schiavi, cabina di regia, si è un po' eclissato negli ultimi minuti. Trovato ora però. Marino. Mosanai. Controllo orientato, fa l'11, destro! E buca le mani di Garau, Bossanai col terzo gol nelle ultime tre partite, compresa questa, quando siamo al minuto... Carrarese. Da Marino Cicconi. Schiavi, cabina di regia, si è un po' eclissato gli ultimi minuti. Trovato ora però. Marino. Mosanai, controllo orientato, fa l'11, destro! E buca le mani di Garau, Mosanai col terzo gol nelle ultime tre partite, compresa questa, quando siamo al minuto 38, pareggio Carrarese, Torres 1, Carrarese 1, Mosanai. Ma fa tutto il controllo del numero 11, tecnicamente fantastico. Risulta proprio un cambio gioco, regola d'arte. Grassini a sua volta mette questo pallone, si fa scavalcare Fabriani, arriva Cicconi, guadagna il fondo sinistro dentro, angolo, la Carrarese attacca forte. Aver reagito subito dopo il gol preso, sprecato due occasioni, la Carrarese stava forse quasi subendo di nuovamente qualche attacco da parte della Torres, adesso angolo battuto da Cicconi, non arriva nessuno, può ripartire da Metto, non c'è fallo da Metto, la mette col mancino, Urso
può attivare Scotto. Applaudi l'iniziativa del compagno. Non può arrivare su questo pallone numero 9. Allora, laterale per la Carrarese. Dicevo che avrei perso forse la verve dopo il gol subito. Alla fine la Carrarese trova il pareggio, tutto sommato meritatamente. Qualifiero, gioco pericoloso su Schiavi. Altro giallo per la Torres, dopo Masala anche Liviero, entrambi tra virgolette guadagnati da Schiavi. Schiavi sul pallone, palla forte sul secondo, arriva Antonelli e la Latta si lamenta con Cicconi che era andato ad aiutarlo. Fine questo pallone viene toccato da Saporiti, il laterale è ancora in zona d'attacco per la Carrarese. Cicconi con le mani, Capello, petto, Bossanai del gol, scarica in direzione di Cicconi, ancora Capello, Schiavi, tutto di prima, Cicconi butta il pallone però. Garau con le mani va da pinna, Liviero, tutto regolare, Grassini scippa il pallone, Della Latta non arriva, D'Ametto, fallo da parte di Della Latta, quasi un blocco. Sono arrabbiatissimo con Liviero. Uscita palla terribile da sinistra da parte della Torres. Qua rimane a terra Paolo D'Ametto. Forse ha preso un colpo al volto. Un gergo cestistico, come dicevo, quasi un blocco da parte della Latta. Quanto riguarda i precedenti tra le due squadre, nei sei precedenti qui in Sardegna però, bilancio di 4 successi rosso-blu, l'ultimo il 3-2 nella Serie C del lontano 67-68, un pareggio 0-0 nella Serie C 65-66, una vittoria marmifera 3-2 nella Coppa di C 82-83. In occasione della stagione 82-83, gli allenatori erano Vanni Sanna per i locali, cui oggi è intitolato appunto lo stadio, e Corrado Enrico per gli ospiti. Altro giallo per la Torres. Prende pinna. Botta al volto qui. Un'altra. Bisogna intervenire lo staff medico. Già tre gli ammoniti per la Torres. Questo primo tempo. Soprattutto dovrà fare attenzione Pinna, ammonito adesso perché dalla sua parte Grassini preme tanto, punta spesso, una botta l'ha presa Capello, 14 gol in campionato per lui fino adesso, si rialza comunque, fondamentale per i suoi, per l'apporto offensivo alla squadra allenata da Dalcanto. Marino col mancino a cercare Grassini, ottimo lo stop, emerge Russo, bravissimo prima a recuperare il pallone, poi a trovare Scotto che allarga molto intelligentemente a far correre Fabriani, Bossanai su di lui. Ottimo contrasto, Fabriani tiene anche un po' la maglia dell'11, veramente Bossanai, un tuttocampista, che qua, con i giri giusti, trova Cicconi, Capello, 1-2,
arriva Cicconi, sinistro dentro, gara 1 la tiene, D'Ametto, deve liberare l'area di rigore, Tecchetti a lottare, ma Pelagatti, tutto regolare, 2 di recupero, gioca la Carrarese, attacca della Latta, Bossanai, c'è la sul mancino, ci prova, prova a incrociare, non bene però, debole, e fuori misura. Scotto, prova a incoraggiare Saporiti, gli dice gioca, gioca, continua. Non deve perdere la verve, la voglia di giocare, di costruire. La Torres deve avere timore reverenziale, sì, la quinta in classifica la Carrarese, ma la Torres ha dimostrato di poterla attaccare. Allo stesso modo la Carrarese chiaramente si vuole imporre, quando l'ha fatta, ha dimostrato di essere una squadra di grande livello. Qua recupera, e adesso è solito Bossanai. Corso però a riconquistare, adesso Scotto, Fabriani, Masala, ottima gestione, puoi dire Scotto. Pinna, Corso, fallo su di lui da parte dei capi. Fabriani, morbido, arriva Schiavi in interdizione, Bossanai non la tiene, laterale per la Torres in zona d'attacco, forse ultima azione, Scotto, ma non c'è più tempo, l'arbitro Abdoulaye Diop mette in pausa il match, si va a riposo così, 1-1 tra Torres e Carrarese. How can you tell which one's the better deal? Bring in Dad from Sarasota. Dads are great, but let's say, show me the Carfax value. You'll get the most accurate price based on the vehicle's accident history. Shop at the all-new Carfax.com.
Ben ritrovati dallo stadio Vanni Sanna di Sassari per Torres Carrarese, 1-1 il parziale al primo tempo in gol di Akiti al 18esimo, poi la risposta super gol di Bossanai al 38esimo, subito un cambio per la Torres, un cambio precisamente sull'out di sinistra, entra infatti Ruocco al posto di Oliviero, un cambio offensivo, mentre il 10 è autore di un inizio stagione molto incisivo, successivamente che infortunio l'ha bloccato, con Greco inizio stagione ha giocato prevalentemente la seconda punta, Ruocco che peraltro poi il ruolo che probabilmente preferisce qua, mentre esterno sinistro a piede invertito. Sarà sicuramente un'interpretazione diversa per l'appunto del ruolo. Probabilmente vuole mettere in difficoltà maggiormente Grassini da quella parte, Greco con questa mossa. Tanto la Carrarese qua vince un rimpallo, ma emerge, non viene seguito da Grassini che a sua volta si lamenta. Ricordo al primo tempo, intanto il conto degli angoli, 3-3, poi sono sempre tre gli ammoniti, tutti per la Torres, sia Masala, Oliviero che tra l'altro è uscito, come dicevo, e poi Pinna, proprio la stessa parte di Oliviero, Pinna, infatti. Grassini ha messo molte difficoltà da quella parte la Torres. Ruocco con la sua finta trova Scotto, istituisce il pallone. Ruocco prende forse un colpo in volto. Si gioca, si è rialzato il 10. Scotto rimette dentro, salta di Akiti e la tocca a lato però. Incornata di Adama di Akiti, che proprio con un colpo di testa ha portato momentaneamente avanti la Torres. In quel caso da corner ha servito l'assist Oliviero. Tutta palla persa la Carrarese. Ruocco può puntare, allarga, c'è Urso. Urso se la mette sul sinistro, bravo qua Pelagatti in chiusura, non è angolo però, fallo laterale, batte Pinna, Urso, mi ricordo la Torres schierata con 4-4-2, 3-5-2 invece per la Carrarese. Qua riceve ancora Ruocco. Tunnel. Poi tornato Grassini, ancora Ruocco però. Grande azione. Palla dentro, respinta. Ancora un ottimo Pelagatti. Pinna cerca ancora Ruocco. Vuole strappare e incidere sulla partita. Di Akiti. Di testa all'indietro. Masala non riesce a contenere il pallone a capello, allora può correre Cicconi sul binario di sinistra, controllo così e così, palla non semplice, in ogni caso probabilmente guadagna il massimo sia alla rimessa laterale. Pelagatti,
alta e lancia, male però, Fabriani di testa, saporiti poi da quelle parti, prova il controllo con dribbling che non riesce, non c'è fallo secondo l'arbitro, Masa la pressa, anzi fallo c'è, non se l'ha sentito nitidamente il fischio. Antonelli, sventagliata, c'è Grassini però, sulla seconda palla, arriva Pinna, Scotto restituisce a Pinna, vicino c'è Urso, Pinna sceglie il giro palla, poi verticalità per Dametto, Masala adesso di nuovo Pinna, Scotto, ottima palla per l'inserimento di Urso, che scarica, c'è di nuovo Pinna, che trova la sotterra Ruocco, lascia lì per Scotto, suola, area di rigore, cross dentro, Diakité, la tocca, Saporiti, pensa alla rovesciata, girata adesso di Saporiti! Palla fuori. Applausi però, sia del pubblico che della panchina per quest'ottima manovra offensiva da parte della Torres. Ruocco ha nettamente acceso la luce da quella parte. Adesso Grassini tenderà a ripiegare maggiormente, c'è più lavoro per Pelagatti, soprattutto ottime trame palla a terra senza buttare il pallone, qua ritrova di nuovo il pallone la Torres e questa volta dopo averne fatti ammonire due Schiavi, il giallo lo prende lui del primo ammonito per la Carrarese. Pallone Urso, Fabriani dice a Pinna, sali. Alla fine Pinna ritorna nella sua posizione, va a ricevere, col mancino sul secondo palo, non bene, colpo di testa poi da parte di Della Latta che praticamente regala una rimessa laterale in zona d'attacco alla Torres. Masala vuole l'angolo, non lo ottiene, Saporiti, area di rigore, rimpallo favorevole, va giù, non c'è nulla secondo Diop, direttore di gara lì vicino, calciatori della Carrarese addirittura vogliono il giallo per simulazione, protestano tutti ma si può riprendere il gioco, intanto perché Saporiti è lì a terra ma soprattutto perché il direttore di gara è girato. Sta tutto nascendo da questo fallo laterale regalato da Della Latta, il capitano della Carrarese non certo in una delle sue migliori giornate. Lo vediamo anche col linguaggio del corpo un po' sconsolato. Batte Marino, che ha già preso il posto di D'Ambrosio al centro della difesa. Non preso neanche convocato. Palla lunga, Capello a lottare con Dametto che non guarda neanche il pallone, guarda solo Capello. Due si abbracciano, si allacciano. Si dicono anche qualche parola non dolce. Adesso Schiavi, Grassini, Della Latta, male verso Grassini. Pinna, torna indietro, da Garau. Applausi della tribuna, Garau lancia, Ruocco salta. Posizione di fuori gioco di rientro però Francesco Ruocco, emerge, ce l'ha sul mancino, allarga, arriva Cicconi, sinistro forte rasoterra murato da Fabriani, angolo per la Carrarese. Dentro primo palo, batti e ribatti, si rialza Antonelli, cross da parte di Schiavi, secondo palo, colpo di testa, era rimasto avanti Pelagatti se non vado errato,
adesso riguadagna la sua posizione. Garau tranquillo. Sai giocarla vicino, alla fine. Spesso accade, va lungo. Guarda che torna dalle parti di Fabriani, però adesso Masala di nuovo Fabriani. Lancio per nessuno. Colpo di testa da parte dell'Imperiale. Poi schiavi contro Masala. Forse fallo? Sì. Deve battere in fretta Masala, Bosana è su di lui. Si lamenta Masala. Di fatto... campista albanese acquistato dal Modena a gennaio, come dicevo anche in questa prima frazione di gioco, lasciato a Carrara per concludere la stagione. Suono Bosanai giocherà in B, interrompo la ripresa del gioco, si gioca con Fabriani che mette dentro. Ruocco sposta quasi fisicamente Grassini, possesso per lui, Masala vicino, irrompe pinna. Sarà lunga troppo per fallo di fondo. Da Marino a Imperiale. Cicconi. Corcia Fabriani. Cicconi trova Capello. Spesso a cucire il gioco. Marino. Col mancino. Trova Cicconi. Rimasto basso questa volta Fabriani. Palla raso terra. Antonelli non fa complimenti. Poi di Achite. Imperiale. Lotta Schiavi. Lotta Scotto. Momento confuso. Cicconi con una finta, Saporiti ci crede, laterale, e lo guadagna Saporiti. Antonelli, Urso libero di pensare e giocare, pinna, doppio offensivo da terzino in questa seconda frazione di gioco. Ruocco converge, Urso, di nuovo pinna. Urso, doppio passo, pinna. Mancino dentro, Scotto, spizzata! Chiusura fondamentale da parte di Imperiale. Quattro a quattro il conto dei corner. Urso probabilmente con una parabola a giro a rientrare. D'Ametto la chiama sul secondo palo. C'è anche Antonelli da quelle parti, così come Scotto. Di Achite nell'area piccola. Colpo di testa, uscire di Capello però. Che libera l'area di rigore. Fabriani torna indietro. Sale la linea della Carrarese. Garau, un fendente. La finta di Ruocco era anche intelligente però. Pur sulle sue spalle. Un po' forse non la capita, non se l'aspettava un po'. La palla era comunque parecchio forte. Pellegatti con le mani, della Latta, un po' compassato, indietro Marino, adesso Imperiale, Cicconi, Marino, Imperiale, avanza lui, finta di Capello, ha capito tutto Antonelli. Ruocco, è entrato benissimo Ruocco. Ottima azione, sbaglia però nell'ultimo passaggio. Bosanai, perde pochissimi palloni. Il giovane albanese, autore del gol del pareggio. Grassini, converge, pinna disorientato. Grassini. Alla fine pinna, non ha mollato, con una scivolata, favorisce poi l'intervento di D'Ametto, anzi di Antonelli, che poi perde palla in uscita. Bosanai attiva Capello, Capello, area di rigore, destro murato da Antonelli, che si fa perdonare così. Pronto un cambio per la Carrarese.
c'è un laterale in zona d'attacco da battere. Cicconi le finte. Arriva Fabriani, calcio di punizione. Respira la Torres. E intanto esce della latta. Ed entra Alessandro Mercati. Lascia la fascia. A Marino. C'è capitano. C'è la latta oggi. Non particolarmente ispirato. Dicevo anche in precedenza. Giro palla Carrarese. Pelagatti. Incontro energia ancora Pelagatti. Schiavi. Trova Grassini. D'Ametto. Fa finta di intervenire. Poi la tiene lì. E... stretto il fallo laterale. Vuole battere. Grassini non è particolarmente d'accordo. È direttore di gara. Mare d'Arguire, il numero 7 della Carrarese. Davide Grassini. Batte pinna. Pelagatti la tocca. Accedi a Chitté. Marino su di lui. Laterale per la Torres che guadagna metri. Urso. Pinna. Non c'è fallo su di lui secondo l'arbitro. Grassini vince un contrasto, torna indietro. Marino ad architettare una manovra offensiva con l'esterno attiva Cicconi. Movimento di Bossanai. Cicconi sceglie Mercati. Si va a piazzare lui. Mercati come play, la mezzala destra diventa Schiavi. Pelagatti. Da Marino a Imperiale. Cicconi. Bossanai tenta lo spunto. Fabriani è fisico. Mette tutto. Si prende il fallo. Superata l'ora di gioco. 63esimo. 1-1 al Vannissanna tra Torres e Carrarese. Fabriani rimane a terra. È arrivato nel mercato di gennaio. Valsorano. A parte la stagione giocata da Fidelisandri. Si riprende, lancio verso di Akite. La palla vagante, è arrivato Cicconi. Imperiale. Spazza. Fabriani di testa, gli Akete a lottare, Imperiale, che nonostante la stazza diversa riesce sempre a prendere il tempo, stacca i momenti giusti, coi tempi giusti, sugli Akete. Mercati gioca corto, Imperiale, Cicconi, Mercati, attacco di Masala su di lui, calcio di punizione. Vuole battere in fretta. Bossanai. Perché tu energe. Urso. Due volte. Ottima la scivolata su Grassini. Poi scarica. Pinna. Palla verso Luocco. Spizzata ad attivare di Akite. Che fa giù. Indemoniati sia Luocco che Scotto. C'è solo fallo laterale però. L'arbitro lì vicino.
fa riprendere immediatamente il gioco. Chiedi a che te è rimasto a terra, si lamenta. Si rialza comunque Diachete adesso. Per gatti e fare con la panchina, con lo staff della Torres. Per anche il quarto uomo a mettere ordine. Gioca la Carrarese. Mercati allarga. Si deve destare la Torres in questo caso. Cicconi, una pallaccia, Diachete a lottare, Saporiti a dargli una mano, binario di destra. Secondo palo, scotto di testa, ma Pelagatti favorisce poi l'intervento di Sebastian Brezza, che mette il pallone fuori. La Carrarese è rimasto a terra. Si tratta di Imperiale. Si rialza adesso il 23enne. Il pallone Cicconi, Mercati, Imperiale, c'è la presenza numero 85 con la maglia della Carrarese. Riceve ancora Imperiale. Yes, this is great, but it's way more great. What you really need to know is that this gives you daily nutrients and supports long-term gut health. There are 75 of the very best ingredients in AG1, including daily multivitamins, pre and probiotics, stress adaptogens, and more. All in one single scoop that's powerfully simple. It's AG1 by Athletic Greens. Get yours today. La Carrarese a muovere la linea difensiva della Torres, cross di Cicconi, di testa d'ammetto sulla palla vagante. Mercati protegge, non c'è fallo su di lui, invece sì. Capitan Scotto protesta tanto perché la situazione è come questa. Piazzati in questa posizione possono arrivare episodi. È pronto Filippo Lora, probabilmente c'è bisogno di linfa nuova a centrocampo. Si lamenta Masala in barriera, si lamenta, rumoreggia tantissimo anche il pubblico qua a Schiavi. Allora, direttore di gara. Usa lo spray. Batte Schiavi. Palla bassa. Non passa. Occhio al limite. Sinistro. Parte... Mercati che ha provato a capitalizzare questa palla impazzita. Vedremo se sarà
centrocampista per centrocampista lì in mezzo. Potrebbe uscire Masala. Parso maggiormente stanco rispetto a Urso. Palla lunga. Diakité di testa. Urso la deve tenere in campo. Ci riesce. Gliela scippa però Schiavi. Fallo di Urso. E infatti esce Masala per l'ora. 70esimo. Venti minuti per Filippo Lora. Portare solidità alla mediana rossoblu. Marino Pelagatti. Grassini alza il pallone. Antonelli. Quel capello di prima, fuori gioco di rientro, però è rimasto forse un attimo avanti. Alessandro Capello. Fate la gara. Tocca Marino. Non ha fatto fallo Urso, però la passa con le mani Schiavi. Calcio di punizione per la Torres. Urso dice ai difensori: salite, la vuole mettere dentro. Vuole Antonelli e la metto dentro Urso. Ultimo uomo Fabriani, limite Lora, solo energia in barriera,
Carrarese alla mediana totalmente diversa rispetto all'inizio partita. Mercati, fallo su Urso da parte di Palmieri appena entrato. Giro palla Torres, verticale Fabriani, Saporiti, spalla alla porta, guadagna laterale. Corso di prima, alzan campanile, Diakité addomestica pallaccia verso Fabriani, incontrollabile, laterale per la Carrarese. Butta questa rimessa, Saporiti, Fabriani, Scotto, prova il lavoro in avanti, bravissimo Imperiale che vince anche un rimpallo, poi Mercati, perde palla, Filippo Lora, filtrante in direzione di Ruocco, ottima la diagonale da parte di Grassini, colpo di testa di Scotto, ne esce la Carrarese anche con un po' di fortuna, Antonelli, coprire la giusta linea di passaggio, finta di Pinna, Grassini su Ruocco, Bussola indietro, mette ordine, Garau, sventaglia in direzione di Saporiti, colpo di testa da parte di Cicconi, contro colpo di testa di Fabriani, toccata però energia per ultimo, laterale per la Torres. Urso di prima in direzione di Saporiti, la che poteva risultare anche interessante, Imperiale deve gestire, spazza, Lora va a contendere questa palla vagante, poi pressa in avanti, Brezza a liberare, Palmieri reattivo, attacca la Carrarese, sale anche Cicconi sulla sinistra, palla centrale, si lamenta a Capello, deve essere anche un'intuizione, ma c'erano più maglie rosso blu che bianche lì. Scotto applaude il rinvio di Garau. Rimessa Torres, si abbassa Scotto, il pallone, Fabriani, squadre un po' stanche, aumenta l'imprecisione, qua può correre Grassini che ha ancora benzina, rincorre Pinna a dargli una mano anche Ruocco, Grassini vuole guadagnare qualcosa, alla fine fa un cross pure interessante, destro al volo, si dispera Cerretelli perché l'impatto era super, Energe, la tiene lì, poi arriva Cicconi, tunnel su Fabriani, poi Cicconi frana sul terzino destro della Torres, occasione potenziale per la Carrarese, il cross di Grassini, la girata al volo dei Cerretelli, Pinna profondo, Urso la tocca a lui, stata Grassini, si alza adesso il 22enne nato a Busto Arsizio,
Marino profondo, pinna di testa, Ruocco prova a tenere in campo il pallone, ci riesce col mancino, Marino ancora di testa, Palmieri a lottare su Urso, palla lunga, il solito Antonelli, Cerretelli, Capello, allarga, Grassini, cross sul secondo palo, salta Antonelli, la prende però, Energe, poi Capello non ci arriva. Garau con le mani, ad attivare la transizione. Scotto non trova Ruocco sulla sua verticale, poi prova a lottare ad arrivare su un altro pallone, non ci riesce, Grassini, trova Cerretelli. Squadre più lunghe, 83esimi. Mercati, Capello, Cerretelli. Si rintana la Torres, tutti, compreso Scotto, tranne Diakité. Grassini, a puntare pinna, Grassini. Ancora energie, pinna, con fisico, con tempismo. Poi di testa di Diakité, non trova compagni però. La ragazza all'indietro, adesso Marino. Pelagatti, dolcemente, a trovare Energe, petto in corsa, Antonelli, lo tiene lì, Energe scivola, Antonelli, non gliela toglie però, Palmieri a cambiare gioco, non bene, Cicconi non può arrivare su questo pallone, sbaglia la scelta proprio, Riccardo Palmieri. Doppio cambio finale per la Torres, Lisai e Omorekbe pronti a mischiare le carte nel finale. Scontro tra Urso e Palmieri, per l'arbitro si può giocare, Urso rimane a terra, cross in mezzo, salta Energe, palla che rimane lì, Capello combatte ma D'Ametto mette fuori. Pelagatti salta Scotto, Capello, area di rigore, gran palla, Energe, si addormenta, para Garau. Energe in totale oggi ha sbagliato due occasioni colossali. Quel fallo lo fa Urso. Doppio cambio. Fuori Scotto, dentro Lisai. Vedremo se Lisai piazzerà la seconda punta oppure semplicemente cambierà il sistema di gioco nel finale. Greco fuori Saporiti, dentro Muregbe, quindi Ruocco presumibilmente andrà a fare la seconda punta accanto a Diakité o Muregbe, a destra a sostituire Saporiti, Lisai forse a sinistra al posto di Ruocco, o forse Lisai seconda punta, adesso vedremo. Si piazza a destra invece Lisai, forse Omorekbe, anche se solitamente preferisce la fascia, il giovane scuola Milan. Qua ottima azione da parte di Imperiale, corre anche Cicconi, Imperiale ce l'ha sul mancino, cross raso terra, palla che passa, Antonelli fondamentale. Diakité, col fisico, prova l'iniziativa centrale. Frena, perde palla, Cerretelli, verticale, Capello, varie finte, limite, Cerretelli, Energe, restituisce, Cerretelli! Garau, attentissimo ancora, angolo! Era Palmieri, non Cerretelli, ma... ottima azione della Carrarese. Si in mezzo, mette fuori Ruocco. Urso contrastato molto bene da Imperiale. Lui sì che c'è Cerretelli, adesso trova Palmieri.
Cicconi, pensa al mancino, respinto da Antonelli, è pronto anche Castigliani ad entrare. Mercati, Grassini con l'esterno, Antonelli si allaccia con Capello, c'è Retelli, Palmieri, cerca Capello, spazza Antonelli, 3 minuti più recupero. Che ripartenze con un Moregbe qua, va a terra di Akinde, ma il cambio lo fa la Carrarese. Fuori Energe, dentro Simone Castigliani. Freschezza nel finale di Simone Castigliani, classe 2003, nato a Roma. Stagione, qua riceve Palmieri. Imbucata, Garau, ho capito tutto. Colpo di testa di Marino, mette a farlo laterale. Vuole un arrembaggio Torres nel finale. Finna, Ruocco, prova lo spunto. Castigliani prova a prendere il fallo, corso su di lui, tiene lì, forse palla trattenuta. Così è. Urso sul pallone. Prendiamo la segnalazione del recupero. Ruocco. Cross dentro. Col tacco addirittura Lisai. Lora. Pensa al destro da fuori. Larghissimo. Marino, va da Pelagatti, che torna da Marino. Uscita alla sinistra con Imperiale. Cicconi. Mercati. Marino, pressing di Omoregbe. Pelagatti pressato a sua volta da Ruocco. Quindi butta palla. Capello, anticipato da D'Ametto, ma non la tiene in campo. Laterale per la Carrarese. Ecco il recupero. 4. Iniziativa. Ruocco. Scava per Diakité, che subisce fallo. Può salire alla Torres. Si lamenta Cerretelli. Matteuso. Corto Antonelli. Fabriani. Vuole la profondità. Omoregbe era venuto incontro. Imperiale. Mercati. Pelagatti. All'indietro. Un minuto di recupero è già andato via. Imperiale. Cerretelli sbaglia l'appoggio in direzione di Cicconi, che si lamenta. Sale a battere Fabriani, vicino Celisai. Omoregbe a spizzare.
mazzata. Arriva il colpo di testa da parte di Palmieri. Capello, solito lavoro prezioso davanti. Cicconi, sbaglia il rilancio. Imperiale, poggio di testa da parte di Lora per Lisai, che prende fallo. Sale Pinna, sale solo Antonelli dei difensori, da metto rimane dietro Urso, alla troppo morbida, arriva Brezza con calma, del rilancio immediato, Capello a lottare, salta da metto, poi Palmieri, Lora ha capito tutto, prova il break centrale, Filippo Lora trova Ruocco, punta a tutti, Ruocco in tre su di lui. Ruocco, qua molto bravo Mercati, Castigliani col lancio in direzione di Capello, prova a spremere le ultime energie, non c'è fallo su Antonelli, Capello sterza, libero Palmieri, ottima giocata di Capello, Palmieri ce l'ha sul mancino ribattuto, mette fuori Lisai, poi Diakité a contendere questo pallone. Castigliani, forse fa fallo su Diakité, così è. Ultimo giro di orologio. Urso lotta, calcio di punizione per la Torres che può usufruire di quest'ultimo piazzato. Ametto pensa di battere in fretta, Capello sul pallone, il pallone all'indietro, visto tutto l'arbitro. Adesso sì che salgono entrambi i centrali di difesa, sia Antonelli che D'Ametto. Ultima occasione per la Torres, fare bottino pieno. Urso, secondo palo, Antonelli, salta, non la prende lui. Sulla seconda palla arriva Lisai, contro cross, no, non c'è più tempo. Punto e a capo, un punto per parte. È successo tutto nel primo tempo. Torres 1, Carrarese 1. A Diakité ha risposto Bosanai. La Torres fa un punto, può anche risultare utile in chiave salvezza contro una squadra come la Carrarese, più in alto in classifica. La Carrarese si mantiene nei piani alti ora, chiaramente. Questa era la prima partita, questo turno infrasettimanale, bisogna vedere cosa faranno le altre, ma tutto sommato un punto che può far contente entrambe, che non escono dal campo certamente infelici. Da Marcello Scano per Eleven Sports è tutto. Buona serata, buon proseguimento su Eleven Sports.
Thank you.